possiamo dare la notizia a tutti i cittadini che l'ASL ha provveduto ad aprire il presidio del 118 a Varcaturo, una cosa importantissima per tutto il territorio, pensando che fino a qualche settimana fa l'ambulanza doveva partire dall'ospedale di Pozzuoli e non riusciva a coprire Varcaturo, Licola e Lago Patria, e quindi abbiamo ridotto i tempi da 20 minuti dal codice rosso agli 8 minuti previsti per legge. Quindi esprimo soddisfazione, ringrazio l'ASL, anche se è stata una trattativa un po' complicata, perché l'ASL in un secondo momento stava cambiando idea, voleva fare un altro tipo di presidio, però poi alla fine è prevalso il buonsenso. Quindi ringrazio il direttore generale dell'ASL Napoli 2, il dottore D'Amore, e faccio il mio in bocca al lupo agli infermieri e ai medici che lavorano sull'autoambulanza chiamata proprio Varcaturo, il 118 di Giugliano, tra cui il dottor Brancaccio, che si adoperano quotidianamente per portare il primo soccorso ai nostri cittadini dell'area nord di Napoli.